Ciao a tutti e ben ritrovati su Japan Records, lo show di Stay Nerd dedicato ad anime, manga e Giappone. Io sono Alessia e sono contentissima di poter registrare questa nuova puntata, anche se mi spiace debba succedere in occasione di una situazione un po' spiacevole per tutti. Nel mio piccolo vorrei però cercare di tenervi compagnia durante questo periodo un po' incerto e spero quindi di riuscire a intrattenervi per questa mezz'oretta con i racconti di oggi, perché ho deciso che questa puntata tratterà alcune storie del folklore che in Giappone più o meno conoscono tutti, e semplicemente perché si studiano a scuola oppure sono un po' delle storie che vengono ormai raccontate come per noi sono Cappuccetto Rosso o Cenerentola, o ancora semplicemente sono così radicate nella tradizione che hanno influenzato anche la cultura pop. Quindi è praticamente impossibile sfuggire alla conoscenza di queste storie e quindi ve le volevo proporre. Ne ho selezionate in particolare 6 per il momento, se poi ne trovo altre interessanti magari diciamo che possiamo proseguire con questi brevi racconti, però quindi in questa prima puntata, questa prima parte ve ne racconto 3 e quindi nel prossimo episodio del podcast tratteremo le prossime 3. E quindi secondo me ne conoscete anche già qualcuna, perché appunto se avete visto un po' un certo numero di manga o anime sicuramente vi sono passate sotto gli occhi, alcune ispirano interi episodi, altre ancora sono proprio ciò su cui si basano interi manga, e altrimenti semplicemente vengono fatte delle battute, quindi le personalità di cui vi narrerò oggi vengono usate in maniera parodistica. Spero quindi che vi divertiate ad ascoltare e fatele nel caso sentire anche i vostri amici che magari invece non le conoscono, se voi le conoscete tutte. Fatemi sapere quindi, infatti, se le conoscevate. Mi trovate su Instagram orient_ale94, oppure potete dircelo anche sulla pagina di Stay Nerd. Quindi direi cominciamo subito con la prima storia. Allora, per quanto io ve la possa semplificare, tenete bene a mente che questa prima storia è considerata la prima forma di racconto, di narrativa, pervenutaci dal Giappone antico. Mi sto riferendo naturalmente al Taketori Monogatari o Kaguya Hime no Monogatari. E la parola monogatari si riferisce proprio al fatto di essere una storia, un racconto, significa proprio questo, e infatti è la storia di Kaguya Hime, appunto, la bambina che è un tagliatore di bambù, taketori significa proprio questo, trova per caso proprio all'interno di una canna di bambù, e come potrete immaginare ciò significa che la bambina era veramente molto piccola, dice il testo originale che ci è pervenuto, era praticamente grande come un pollice, ma era circondata di un'aura splendente che filtrava dalla canna e che quindi aveva attirato l'attenzione del vecchio tagliatore. E quindi il signore decide di portarla a casa con sé e di crescerla con sua moglie, chiamandola appunto Kaguya Hime, che significa letteralmente principessa splendente. E i due signori capiscono però presto che questa bambina è speciale, perché intanto cresce velocissimamente, molto più di un bambino normale. Ma da quel momento in poi il tagliatore trova sempre dell'oro all'interno delle canne di bambù, quindi diviene ricco e si rende conto che la presenza di Kaguya ha portato nella vita della famiglia un'enorme fortuna in tutti i sensi. E nel frattempo la bambina cresce comunque felice, amata da tutti, e la sua bellezza poi è impareggiabile, tanto che man mano che cresce, quindi diventando quasi adulta, inizia ad attirare attenzioni di numerosi pretendenti.
In particolare, cinque principi chiedono la mano della ragazza al tagliatore di bambù, ormai in pensione, direi, ma Kaguya Hime impone loro di superare delle prove, una per ciascuno. Avrebbe sposato quindi chi fosse riuscito a portarle ciò che lei richiedeva. Le prove però erano praticamente impossibili, lei le escogitò apposta per questo, sapendo che quindi nessuno sarebbe riuscito a portarle a compimento, perché ad esempio chiese la sacra ciotola del Buddha, oppure questo gioiello posto sul capo di un drago, o ancora la pelle di un topo di fuoco dalla Cina. Quindi ciò significava intanto che i pretendenti dovevano fare dei lunghi viaggi, delle lunghe ricerche, e poi anche tornare e cercare di effettivamente aver portato la cosa giusta. E nessuno di loro poteva farcela assolutamente, e cercò semmai di ingannarla. Ad esempio, un altro degli oggetti richiesti era il ramo del leggendario albero d'oro, e quindi il pretendente che ricevette questa richiesta fece forgiare questo ramo dai suoi artigiani, ma ovviamente non poteva essere paragonabile alla vera bellezza di un ramo d'oro di quell'albero, e quindi Kaguya Hime ovviamente lo respinge. La stessa cosa succede all'uomo che doveva trovare la pelle del topo di fuoco. Questa pelle significa che, ovviamente, essendo di un topo di fuoco, non poteva bruciare. Lui porta una pelle che Kaguya Hime, gettando nel fuoco, ovviamente riconosce come non autentica. E insomma, nessuno di loro riesce a realizzare una sola di queste richieste, e addirittura uno di loro muore. Ma persino l'imperatore decide di far visita alla fantomatica Kaguya Hime, e nel momento in cui la vede se ne innamora, e però pure lui viene continuamente rifiutato ad ogni proposta. E questa cosa insomma va avanti a lungo, si protrae fino all'estate, e in questo momento Kaguya Hime si fa malinconica e inizia a sospirare verso la luna, confessando poi anche ai suoi genitori adottivi di venire proprio da lì. Lei quindi non è umana, e per questo non può accettare le proposte dell'imperatore e tantomeno dei precedenti pretendenti. Quindi, anche volendo, insomma, deve respingere qualsiasi offerta, perché a breve dovrà far ritorno alla capitale della Luna, assieme agli esseri celestiali, così vengono chiamati, che verranno a prenderla. E questo ovviamente causa una grande sofferenza nel cuore di tutti coloro che la conoscono, compresi i due vecchi genitori. E il giorno scelto per la partenza, l'imperatore intanto si reca alla casa di Kaguya Hime, e seguito da dei soldati per fermarla, che però vengono accecati insieme a tutti gli altri dalla luce degli esseri celestiali che all'improvviso discendono sulla terra. E Kaguya Hime allora, prima di avviarsi, saluta tutti, compresi i genitori, lasciando loro una lettera, la sua veste di fili d'oro e una piccolissima quantità di elisir di lunga vita all'imperatore, e quindi si congeda con i celestiali, che l'avvolgono in una veste di piume e cominciano a risalire verso la luna. E quella veste però fa dimenticare a Kaguya Hime il tempo trascorso sulla terra, ed è questo il punto più cruciale di tutta la sua storia, perché lei tornerà senza alcun rammarico verso il suo regno, perché appunto dimenticherà di aver vissuto la sua esperienza terrena. Ma chi invece l'aveva conosciuta rimane lì e la vede andar via, e rimane con un senso dentro di sé che viene definito in giapponese mono no aware. È una sensazione di malinconia, ve la semplifico molto, una malinconia che nasce dalla realizzazione, no? Dalla consapevolezza
di quanto le cose belle, in questo caso Kaguya Hime stessa e il tempo passato con lei, siano destinate a essere di breve durata. Quindi è una consapevolezza triste, di cui però non, cioè, per cui non si può più fare niente, insomma, si è davanti a questo sentimento impotenti. E questa consapevolezza, oltretutto, nel caso di questa storia, fa sì anche che ogni altro beneficio dato dalla presenza di Kaguya Hime venga meno. Infatti i due anziani genitori si ammalano e invece l'imperatore decide di bruciare sulla cima di una montagna, la più alta dell'impero, la lettera e l'elisir che gli erano stati donati dalla principessa. E la storia finisce così, lasciandoci quindi con questo rituale che fa l'imperatore, che si dice si sia recato proprio sul Monte Fuji, quindi quello più importante del Giappone, il cui nome tra l'altro forse deriva dalla parola Fushi, è stato ipotizzato, quindi la parola che significa immortalità, e infatti l'elisir avrebbe donato l'immortalità all'imperatore se avesse bevuto anche solo quell'unica goccia donatagli da Kaguya Hime. E a suo tempo il Monte Fuji tra l'altro era praticamente un vulcano attivo, si potevano ancora scorgere i fili di fumo che uscivano dalla sua cima, e con questo finale si crede insomma che questo fumo fosse ancora l'elisir che bruciava. E la leggenda di Kaguya Hime, come dicevamo, è un testo che ha dato inizio a un intero filone letterario, proprio quello della narrativa, il primo in Giappone, quindi conosciuto da tutti perché studiato ovviamente anche a scuola, e conosciuto insieme alla storia ancora più famosa, arrivata quindi successivamente grazie allo sviluppo di questo genere, che è la storia di Genji lo splendente, Hikaru Genji, il Genji Monogatari, appunto la storia di Genji. E notare tra l'altro, l'ho definito Genji lo splendente perché Hikaru Genji significa Hikaru lo splendente, e notare quindi come le virtù di questi due protagonisti, sia Kaguya Hime che Genji, vengono sottolineate proprio da questo manto di luce di cui sono avvolti, perché entrambi sono molto belli, sono molto intelligenti e apprezzati da tutti. Di Genji potremo parlare magari in un altro episodio di questo podcast, se volete saperne di più sul Genji Monogatari. E insomma, quindi è particolare vedere anche questo piccolo collegamento proprio nella creazione di questo filone letterario, però ci fa anche capire quanto la storia di Kaguya Hime sia stata importante, tanto più che è arrivata fino a noi anche grazie all'influenza che ha avuto sulla cultura pop. Quindi noi possiamo riconoscerla anche in numerose opere, e non possiamo non citarne due in particolare in questa sede. Innanzitutto il film di Isao Takahata, quindi il cofondatore dello studio Ghibli insieme ad Hayao Miyazaki, e il film si intitola proprio La storia della principessa splendente, e fondamentalmente è proprio la trasposizione animata della storia originale, con uno stile d'animazione veramente molto fluido ed elegante, perché riprende l'estetica dell'epoca in cui è stato scritto il Takettori Monogatari, quindi l'epoca Heian, dal 794 al 1135, e quindi con pennellate di inchiostro, colori molto tenui che sembrano acquerelli, che sono veramente belli da vedere animati, e una semplicità nelle forme. Mentre il secondo esempio è un po' meno letterale, quindi è semplicemente più ispirato, ma è niente meno che Sailor Moon. Chi di voi conosce molto bene insomma la guerriera vestita alla marinara sa che Sailor Moon non è solo una guerriera Sailor, ma è anche la principessa del regno della luna, che si chiama Silver Millennium. Ecco, lei è destinata in un certo senso a rifondare il Silver Millennium, e il che la rende del tutto simile proprio a Kaguya Hime per l'esistenza di un regno sulla luna, per il fatto di essere lei stessa una principessa,
per comunque l'avere modo di ritornarci, perché passa del tempo sulla Terra, proprio come fa Usagi, che in un certo senso si è reincarnata, in effetti, sulla Terra dopo aver abbandonato il Silver Millennium. E dopodiché poi più o meno i due personaggi si distaccano, ma semplicemente perché Sailor Moon poi è una commistione di leggende e tradizioni sia orientali che occidentali, quindi la presenza comunque della leggenda di Kaguya Hime in Sailor Moon è molto forte, però poi diciamo si avvia su lidi un po' diversi. Però ecco, questo già vi fa capire quanto Kaguya Hime sia importante nella tradizione letteraria giapponese. Bene, la seconda storia invece, il nostro secondo racconto, è quello di Momotaro, che rispetto a Kaguya Hime, appunto, come abbiamo detto che era stato scritto in epoca Heian, ha origini un po' più recenti, cioè siamo in epoca Edo, quindi dal 1600 al 1868. E anche stavolta tutto comincia con una coppia di vecchietti. Si vede che vengono considerati dei bravi genitori, chissà, forse per via della saggezza che viene infusa dall'età avanzata, non saprei, ho notato questa cosa. Comunque, questi due signori vivevano da sempre da soli in campagna, non hanno mai avuto figli. E un giorno la signora lavava i panni nel fiume e vede galleggiare una grande pesca. Immaginatevi proprio l'emoji di WhatsApp, ok? Perché in effetti in Giappone, poi anche spesso nei manga, le pesche vengono proprio disegnate a quella maniera. E immaginatevela quindi gigantesca che galleggia sul fiume. E la signora cerca di acchiapparla, ci riesce e la porta a casa per mostrarla al marito. Questi rimane ovviamente sorpreso dalla grandezza del frutto e insieme decidono di mangiarlo, ovviamente. E tagliando a metà questa pesca, all'interno però sorprendentemente trovano un bambino. E a quanto pare, quindi questo mi fa anche capire che non siamo gli unici a inventarci dei modi strani per spiegare la nascita dei bambini. Ecco, noi pensavamo ai cavoli e qua abbiamo la pesca che è un po' più carino. E quindi, viste le origini, infatti, di questa nascita, i due vecchietti decidono di chiamare il bambino Momotaro. Momo sta proprio per pesca e Taro è un nome molto comune che veniva usato per i primogeniti e quindi nel loro caso infatti era il primo e unico figlio, perché Taro significa anche figlio grande, quindi Momotaro. E il ragazzo cresce e diventa molto robusto, forte e generoso, tanto che quando sente parlare degli orchi che stanno attaccando il villaggio di contadini vicino, si rifugiano poi anche nella loro isola chiamata Onigashima, decide di andare a combatterli, appunto, di andare direttamente sulla loro isola per impedire che continuino le loro scorribande. E anche se preoccupati, i due nonnini lo lasciano partire, ma la signora, la vecchia mamma adottiva, decide di dare a Momotaro dei kibidango per il cammino, quindi questi dolcetti tipici, in particolare della prefettura di Okayama, però diciamo potete immaginarveli come quelli che trovate tranquillamente al sushi, quindi queste polpettine di farina di riso molto gommose, morbide. E lungo il cammino Momotaro incrocia tre animali che si offriranno di aiutarlo proprio in cambio di questi dango, e quindi lui li cede ad un cane rosso, una scimmia gialla e un fagiano blu. Questi tre animali contribuirono veramente molto alla disfatta degli Oni, quindi degli orchi. La parola Oni è proprio quella giapponese. E questi si arresero e cedettero tutto il maltolto e il loro tesoro.
lasciando finalmente quindi in pace il villaggio, grazie a Momotaro e a questi tre animali coraggiosi. E questa, quindi così sembra un po' una favola, mi ricorda quelle di Esopo, se non sbaglio, quelle con gli animali, quindi come potete anche notare voi c'è questo... ci sono questi riferimenti ad animali che parlano magari eccetera anche nelle favole dall'altra parte del mondo. Tuttavia nel tempo, soprattutto a partire dal periodo Meiji, che è quello successivo, subito successivo al periodo Edo, quindi diciamo che siamo nel dal 1868 in avanti, quindi il XX secolo più o meno, la figura di Momotaro viene diciamo riscritta, in particolare da Iwaya Sazanami, che fu colui proprio che contribuì a rendere la sua figura una specie di eroe di guerra, perché fece in modo che la sua storia non fosse altro che una metafora del comportamento e delle gesta, in un certo senso, compiute dai soldati giapponesi nella prima guerra sino-giapponese. Quindi gli oni, gli orchi, non erano altro che una metafora anche per appunto il nemico che va sconfitto a tutti i costi, ecco. Di conseguenza, anche negli anni successivi, compresi poi quelli della Seconda Guerra Mondiale, che vede un grande sviluppo in Giappone del nazionalismo e di patriottismo, ecco, Momotaro viene utilizzato appunto come un personaggio simbolo di questo sentimento patriottico. La sua storia ora non viene più riportata, quindi, però, come una volta nei libri di testo, perché invece prima questo senso di appartenenza ad una nazione veniva inculcato anche tramite i libri di testo scolastici. Ecco, questo con la storia di Momotaro non avviene più, ma è stato insomma, portato durante le lezioni così tanto spesso che ormai è una storia ancora conosciuta anche oggi, e anche sempre grazie ai riferimenti continui in varie serie manga, sia a livello parodistico che anche, diciamo, letterale, nel senso che io l'unico riferimento che vi do è questo: vi basti pensare a One Piece, in cui abbiamo i tre ammiragli della Marina che portano proprio il nome dei tre animali che aiutarono il nostro ragazzo pesca. Abbiamo appunto Akainu, quindi il cane rosso, Kizaru, la scimmia gialla, e l'ammiraglio Aokiji, quindi il fagiano blu. Ecco, quindi anche il maestro Eiichiro Oda ha tratto spunto da una vecchia storia folcloristica per i suoi personaggi. Infine, come terza storia, volevo raccontarvi quella che ha dato origine alla festa di Tanabata. Secondo me, questa è proprio quella che quasi tutti voi potreste conoscere. Il Tanabata si svolge il settimo giorno, o meglio, settima sera, notte, del settimo mese lunare, secondo il calendario proprio lunisolare, perciò significa che un po' come la nostra Pasqua, la Pasqua cattolica, ha una data variabile ogni anno. L'anno scorso è stato il 7 agosto, mentre quest'anno cadrà il 25 agosto, però ad esempio se uno dice settimo giorno del settimo mese, ovviamente pensa al 7 luglio, quindi spesso anche viene festeggiato durante questa data, però riferita al calendario gregoriano fondamentalmente. Per via della leggenda viene anche chiamata anche festa delle stelle innamorate, quindi molto romantica in un certo senso. Infatti, i protagonisti sono la tessitrice Celeste Orihime e il mandriano Ikoboshi, che non sono altri che le personificazioni delle due stelle Vega e Altair. E i due svolgono i propri compiti con impegno, però continuando a vedersi mentre appunto stanno lavorando, perché il mandriano Ikoboshi porta i buoi a spasso vicino a dove
Orihime si mette a tessere. Ecco, i due si innamorano presto e finiscono così però per trascurare i loro impieghi, quindi i buoi che pascolano senza controllo per il cielo e Orihime che invece smette di tessere le vesti per suo padre, che non è altri che il re del cielo stesso, Tentè. E quindi i due passano il tempo assieme presi dalla passione, ma il re del cielo si infuria per questa cosa, proprio perché stanno trascurando i loro doveri, e per questo decide di impedire loro di incontrarsi, separandoli con il fiume celeste, che è semplicemente la Via Lattea. Infatti se ci pensate sembra quasi, quando si vede la Via Lattea, di vedere il cielo diviso, no? E questo fece soffrire i due amanti, in particolare proprio Orihime, che pregò il padre di permetterle di rivedere i Koboshi anche solo una volta. E Tentè si impietosisce, e allora, a condizione che lei comunque ogni anno portasse a termine il proprio lavoro, le avrebbe concesso di trovarsi con l'amato proprio una volta l'anno, il settimo giorno del settimo mese. E quindi questa è proprio la sera in cui i due amanti possono riunirsi, e il Tanabata prevede dei festeggiamenti che vediamo spesso in vari manga, tra cui ad esempio quella più in voga e sempre rappresentata proprio nelle serie, lo scrivere dei desideri rivolti ai due amanti sui tanzaku, che sono delle striscioline di carta che vengono poi appese a rami di bambù e insomma che rappresentano un po' i fili che sono stati intrecciati durante l'anno da Orihime pur di vedere Hikoboshi. Quindi in teoria credo che questo serva a far sì che anche i desideri scritti dalle persone possano realizzarsi, perché prenderanno come esempio proprio Orihime, che si è impegnata pur di vedere il suo amato. E poi nei manga comunque vediamo spesso i festival con le bancarelle, perché ovviamente si svolge in estate, in piena estate, quindi ci sono questi bellissimi matsuri in Giappone per praticamente un sacco di prefetture e città, quindi davvero c'è l'imbarazzo della scelta. E poi ad esempio anche le persone che indossano i loro yukata, quindi il kimono appunto estivo un po' più leggero, e praticamente ogni anime manga ha un capitolo, un episodio dedicato a questa festa in qualche modo. Magari non viene raccontata la storia, ed è per questo che ve la racconto io, così la prossima volta che vedrete un episodio del genere saprete anche il perché viene creato. Insomma, gli animatori ormai sanno benissimo che, cioè gli animatori, oddio, gli autori sanno benissimo che ormai tutti conoscono questa festa, nonostante sia tradizionale giapponese e anche cinese, e quindi le inseriscono assolutamente nelle loro storie, soprattutto quelle d'amore ovviamente. Io spero che questo episodio vi sia piaciuto, vi siano piaciute queste tre storie un po' più particolari, e davvero in realtà esistono proprio solo in Giappone o comunque nei paesi orientali, quindi completamente nuove. Spero nel caso vogliate farle conoscere ai vostri amici e alla vostra famiglia anche durante questo periodo un po' come dicevamo, di insicurezze. Insomma, è bello anche mettersi seduti ad ascoltare e imparare cose nuove in maniera un po' più calma, giusto? Quindi ci rivediamo al prossimo episodio. Se volete, come vi dicevo, mi trovate su Instagram orient_ale94 per chiacchierare, se volete anche darmi qualche spunto per nuove puntate, oppure ci potete seguire su Stay Nerd, dove noi stiamo continuando a sfornare articoli su serie, anime, ma anche TV, libri da poter guardare e leggere. Quindi davvero vi
terremo compagnia il più possibile e mi raccomando, state a casa, state al sicuro, prendetevi cura di voi, approfittate di questo periodo se potete per effettivamente imparare qualcosa di diverso, curarvi proprio di voi stessi e non solo a livello fisico, ovviamente trattandovi bene, ma anche appunto nell'animo. Quindi spero che nel mio piccolo io abbia contribuito a fare questa bella cosa e ci vediamo al prossimo episodio, anzi ci sentiamo al prossimo episodio. Grazie mille, alla prossima su Japan Records.